Speciale lezione 2013 continua oggi con Cristina Pianura per Senza Barcode. Ciao Cristina. Un saluto a tutti gli utenti di Senza Barcode. Cristina, con molto piacere noi ci incontriamo oggi. Chi sei e che cosa vuole fare Cristina Pianura nelle lezioni 2013? Io sono una mamma di, prima di tutto, di due gemelli, maschi e femmina, Ginevra Matteo, ma sono anche un manager nel settore dell'industria digitale. Il mio avvicinamento a fare per fermare il declino è recentissimo, perché ovviamente il nostro movimento è molto giovane, ed è soprattutto legato all'impegno che il programma pone nel dare la speranza di risanamento del nostro paese. Ho trovato in questo movimento una serie di spunti essenziali, di proposte concrete che mi hanno fatto capire che in mano alle persone giuste l'Italia ha veramente la possibilità di ripartire e quindi la possibilità di dare una speranza di crescita, di rinnovamento, di cambiamento che ci meritiamo e di cui tutti abbiamo bisogno, anche per i nostri figli e per il nostro futuro. Quindi ci meritiamo di fermare il declino, in poche parole. Allora, noi ti stiamo seguendo da qualche giorno perché sappiamo essere molto impegnata in questa campagna elettorale. Hai lavorato sul territorio, raccontavi della raccolta firme, insomma, ti sei data da fare veramente. Senza Barcode, come sai, si occupa di famiglia, di temi etici. Raccontaci cosa vuole fare per noi. La proposta che troviamo nei punti programmatici di fare per fermare il declino per la famiglia è una proposta che parte dalle donne, mette al centro la donna, una donna che deve essere messa nella condizione di esprimere tutte le sue grandezze, tutte le sue capacità, tutta la sua meritocrazia, perché le donne sono da sempre in Italia veramente il denominatore comune di tantissime risorse, del nostro welfare in primo luogo, ma anche in generale delle relazioni sociali, di tutto ciò che di bello c'è nell'essenza stessa dell'essere cittadino italiano. Le donne però in Italia sono poste in condizioni di lavoro e di vita familiare estremamente difficile. Lavorano meno che negli altri paesi, sono svantaggiate nella ricerca del lavoro e nella carriera, nel fare impresa, perché su di loro grava anche un peso in termini di lavoro, lavoro familiare, lavoro domestico, che si aggiunge spesso al lavoro quotidiano fuori dalla famiglia. Le donne fanno da ammortizzatore sociale di tante diverse circostanze. E quando non trovano supporto economico, psicologico, sociale, ovviamente saltano e delicatissimi equilibri. Allora, noi che cosa proponiamo? Proponiamo di mettere al centro di un programma di crescita e di consolidamento di questa base proprio le donne, il che significa sostanzialmente creare le condizioni affinché assumere le donne sia più facile e più conveniente per le imprese. Significa agevolare le imprese a supportare con servizi, per esempio gli asili aziendali, quel welfare dell'infanzia che lo Stato non riesce a garantire a tutti coloro che ne avrebbero bisogno. Significa semplificare le procedure per organizzare e gestire servizi all'infanzia anche in casa, piuttosto che i voucher babysitter. Alle donne va costruita una rete di supporto che si traduca in occasioni di lavoro per loro, ma anche per altri, e che si traduca soprattutto in una rete a garanzia della loro crescita professionale e personale. Questo significa far crescere il paese, perché se in Italia noi avessimo la stessa percentuale di occupate donne che esiste nella media dei paesi OCSE, stiamo parlando del 58%, in Italia è il 48%, noi avremmo 7 punti di PIL percentuali in più.
Questo significa mettere le ali alla nostra economia. E noi proponiamo quindi di creare maggiori condizioni, ma significa anche, devo dire, un lavoro culturale che dobbiamo fare. Le donne devono essere supportate nella divisione dei carichi di lavoro familiari. Devono essere, il che significa mettere gli uomini nella condizione, attraverso agevolazioni, attraverso opportunità anche fiscali che arrivano sempre dall'impresa o dalla pubblica amministrazione, affinché siano anche gli uomini a potersi prendere carico, perché supportati e non ostacolati, dei carichi familiari, dei doveri anche di cura, non solo dei figli, ma anche di tutte le persone che all'interno di un quadro familiare possono aver bisogno. Questo purtroppo non è ancora avvenuto, non si sta concretizzando, e questo può creare anche disagi per l'equilibrio e i rapporti sani all'interno della famiglia. Molti sono coloro che si riempiono la bocca di servizi e di famiglia. Intendo molti dei partiti tradizionali. In Italia però noi abbiamo una situazione in cui paradossalmente la famiglia è assolutamente penalizzata, è penalizzata davanti al fisco, per cui fare più figli, cumulare i redditi diventa sostanzialmente un problema. Adesso, insomma, è notizia di questi giorni, c'è questo fenomeno delle separazioni finte. Conviene presentarsi al fisco separati per non fare cumulo di reddito e quindi avere diritto a delle detrazioni, a delle agevolazioni che altrimenti di cui altrimenti la famiglia non ha diritto. Questa è un paese che va al contrario. In qualche modo abbiamo parlato di bigenitorialità, quindi di dare gli stessi diritti e doveri ad entrambi i genitori. Noi con Senza Barcode siamo proprio alla ricerca della bigenitorialità applicata, come nel 957, insomma, il nuovo affido condiviso, diciamo, condiviso bis. È molto importante, la bigenitorialità secondo noi, diciamo, è alla base della struttura della nostra società, perché le persone devono poter avere l'appoggio di entrambi i genitori. Ti faccio una domanda per concludere e poi lasciarti andare alla continuazione della tua campagna, anche se sinceramente mi piacerebbe chiederti molte altre cose, ma ce ne sarà occasione. Divorzio breve, sì. E sostegno ai bambini vittime di alienazione parentale, sia di fare per fermare il declino, sia il punto di vista di Cristina. Poi ti lascio andare. Allora, il punto di vista di fare su temi così delicati si estrinseca fondamentalmente da quelli che sono i nostri principi fondamentali. Noi siamo per affinché le persone singole possano esprimere il meglio e il massimo delle loro opportunità e possibilità. Quindi significa che gli uomini devono essere liberi e significa che devono essere liberi di scegliere il proprio futuro. Uno Stato non può, per quelli che sono i nostri principi strutturanti, imporre quando e come una relazione può o non può, deve o non deve finire. Deve accompagnare le persone che hanno probabilmente difficoltà a trovare i giusti equilibri, ma nel caso specifico del divorzio lungo, non dare alle persone questa libertà di scelta di costruire rapidamente, anziché in periodi che si dilatano e che poi diventano, per questo stesso motivo, fonte di attrito, significa trasformare addirittura le persone nel loro peggio. E quindi lo Stato deve creare le condizioni nella regolamentazione anche delle relazioni reciproche, anche private, affinché la libertà di pensiero e di costruzione del proprio futuro sia autodeterminata dalle persone stesse. Quindi deve porre le condizioni per rendere tutto più facile e non tutto più difficile, perché poi è lì che si incartano
e si creano, nascono e si sviluppano e si alimentano i conflitti, perché un divorzio non può durare 10 anni, questo è il problema. Allora noi dobbiamo dare alle persone le opportunità per decidere di chiudere una relazione e nel caso ripartire con cosa desiderano maggiormente, perché il motivo principale della conflittualità, dei costi sociali ed economici che sono anche legati alla separazione, è anche proprio l'estrema complessità delle procedure previste dalla legge. Perfetto. Senza barcode, speciale elezioni 2013, ha da oggi aperto la finestra su Cristina Pianura e su Fare per fermare il declino. Andiamo avanti. Grazie.